Dai quaderni di Maria Valtorta, 10 gennaio 1944, terza parte. Visione di Gesù. Vidi Gesù, non il Gesù maestro che vedo di solito, ma il Gesù re, bianco vestito, ma di una veste luminosa e candidissima come quella di Maria. Una veste che pare fatta di luce, bellissimo, aitante, imponente, perfetto, sfolgorante. Con la mano destra era in piedi, teneva il suo scettro, che è anche il suo vessillo, una lunga asta, quasi un pastorale, ma ancora più alto del mio altissimo Gesù, che non finisce in un ricciolo come un pastorale normale, ma in un'asta traversa che forma perciò una croce fatta così, e dalla quale pende, sostenuto dall'asta più corta, un gonfalone di luminosissima e candida seta, fatto così e segnato da ambo i lati da una croce purpurea. Sul gonfalone è scritto a parole di luce, quasi fosse scritto con diamanti liquidi, la parola Gesù Cristo. Vedo molto bene le piaghe delle mani, poiché la destra tiene l'asta in alto verso il gonfalone e la sinistra accenna alla ferita del costato, che però non vedo altro che come un punto luminosissimo da cui escono raggi che scendono verso terra. La ferita a destra è proprio verso il polso, e pare un rubino splendentissimo della larghezza di una moneta da 10 centesimi. Quella di sinistra è più centrale e vasta, ma si allunga poi così verso il pollice. Splendono come carbonchi vivi. Non vedo altre ferite, anzi, il corpo del mio Signore è bellissimo e integro in ogni sua parte. Il padre guarda il figlio alla sua sinistra. Il figlio guarda sua madre e me, ma le assicuro che se non guardasse con amore non potrei sostenere il fulgore del suo sguardo e del suo aspetto. È proprio il re di tremenda maestà di cui è detto. Rex tremende maiestatis, si cantava un tempo nella sequenza Dies Irae. Più la visione dura e più si aumenta in me la facoltà di percepire i più minuti particolari e di vedere sempre più in vasto raggio. Infatti, dopo qualche tempo vedo San Giuseppe presso l'angolo dove è il presepio. Non è tanto alto, su per giù come Maria, robusto, brizzolato nei capelli che sono ricciuti e corti e nella barba tagliata quadrata, naso lungo e sottile, aquilino. Due rughe incidono le guance partendo dagli angoli del naso e scendendo a perdersi ai lati della bocca, fra la barba. Occhi scuri e buonissimi. Ritrovo in essi lo sguardo amorosamente buono di mio padre. Tutto il volto è buono, pensoso senza essere mesto, dignitoso, ma tanto, tanto buono. È vestito di una tunica blu violacea come i petali di certe pervinche ed ha un manto color pelo di cammello. Gesù me lo addita dicendomi: ecco il patrono di tutti i giusti. Poi la luce mi richiama lo spirito dall'altro lato della camera, ossia verso il letto di Marta, e vedo il mio angelo. È in ginocchio, volto verso Maria che pare venerare, bianco vestito, le braccia messe a croce sul petto con le mani che toccano le spalle. Ha il capo molto curvo, per cui poco lo vedo in viso. È in atto di profondo ossequio. Vedo le belle ali lunghe, candidissime, puntute, vere ali fatte per trasvolare rapide e sicure da terra a cielo, ora raccolte dietro alle spalle. Mi insegna col suo atteggiamento come si dice Ave Maria. Mentre ancora lo guardo, sento che qualcuno è presso a me dal lato destro, che mi posa una mano sulla spalla destra. È il mio San Giovanni, come
col suo volto splendente di ilare amore. Mi sento beata e mi raccolgo in mezzo a tanta beatitudine credendo aver toccato il culmine, ma un più vivo sfavillare dello Spirito di Dio e delle piaghe di Gesù mio Signore aumenta ancora la capacità di vedere. E vedo la Chiesa celeste, la Chiesa trionfante. Tento di descrivergliela. In alto sempre il Padre, il Figlio ed ora anche lo Spirito, alto sopra i due, fra mezzo ai due che collega coi suoi fulgori. Più in basso, come fra due pendici azzurre, di un azzurro non terreno, raccolta in una beata valle la moltitudine dei beati in Cristo, l'esercito dei segnati col nome dell'Agnello, una moltitudine che è luce, una luce che è canto, un canto che è adorazione, un'adorazione che è beatitudine. A sinistra le schiere dei confessori, a destra quelle dei vergini. Non vidi la schiera dei martiri, lo Spirito mi fa capire che i martiri sono aggregati ai vergini perché il martirio rinverginizza l'anima, come fosse pur mo creata. Mi paiono tutti vestiti di bianco, sia i confessori che i vergini, quel bianco luminoso della veste di Gesù e Maria. Luce emana dal suolo azzurro e dalle azzurre pareti della Valle Santa, quasi fossero di zaffiro acceso. Luce emanano le vesti di diamante tessuto, luce soprattutto i corpi ed i volti spiritualizzati. E qui mi industrio a descrivere ciò che ho notato nei diversi corpi. Corpo di carne e spirito vivo, pulsante, perfetto, sensibile al tatto e contatto, è unicamente quello di Gesù e di Maria. Due corpi gloriosi ma realmente corpi. Luce dalla forma di corpo, tanto perché possa essere percepito a questa povera serva di Dio l'Eterno Padre, lo Spirito Santo e l'Angelo mio. Luce già più compatta San Giuseppe e San Giovanni, certamente perché ne devo udire la presenza e la parola. Fiamme bianche, che sono corpi spiritualizzati, tutti beati che formano la moltitudine dei cieli. Fra i confessori non si volta nessuno, guardano tutti la Santissima Trinità. Fra i vergini si volge qualcuno. Distingo gli apostoli Pietro e Paolo perché, per quanto luminosi e bianco vestiti come tutti, hanno il volto già più distinguibile degli altri, un caratteristico volto ebraico. Mi guardano con benignità, meno male. Poi tre spiriti beati, che comprendo essere di donne, che mi guardano, accennano e sorridono. Si direbbe che mi invitano, sono giovani. Ma già mi pare che i beati abbiano tutti una stessa età, giovanile, perfetta, ed una uguale bellezza. Sono copie minori di Gesù e di Maria. Chi siano queste tre creature celesti non posso dire, ma poiché due portano le palme e una solo dei fiori, le palme sono l'unico segno che distingue i martiri dai vergini, credo di non errare nel dire che sono Agnese, Cecilia e Teresa di Lisie. Quel che, nonostante il mio buon volere, non le posso dire è l'alleluia di questa moltitudine. Un'alleluia potente, eppure una soave carezza. E tutto ride e splende più vivo ad ogni osanna della moltitudine al suo Dio. La visione cessa nella sua intensità, si cristallizza in questa sua forma. Maria mi lascia e con lei Giovanni e Giuseppe, prendendo la prima e il suo posto di fronte al Figlio, e gli altri, il loro, nella schiera dei vergini. Sia lode a Gesù Cristo. Bene, questo è un brano che è più da gustare, da contemplare, che non da commentare. Non amo attribuire il verbo volere a me stesso, insomma. Ho pensato di condividerlo e di leggerlo perché mi sembrava molto adatto al clima eminentemente pasquale in cui abbiamo vissuto questa veglia, nonché al clima della festa della Divina Misericordia. Qui abbiamo visto che Maria Valtorta ha visto Gesù risorto in un atteggiamento molto molto simile, no? A quello che appare nell'immagine di Gesù misericordioso, quindi con questa veste di luce,
la mano sinistra che si tocca il costato, la descrizione delle sue piaghe gloriose. Qui chi ha letto gli scritti di Maria Valtorta ricorderà, tra l'altro, dati che trovano riscontro anche nella Sacra Sindone, che mentre la mano destra di Gesù è stata crocifissa, diciamo, nel posto proprio, cioè il radio e l'ulna del polso, dolorosissimo, la mano sinistra, per quanto abbiano stirato dappertutto, insomma, le membra di Gesù, non ce l'hanno fatta a portare proprio la mano alla sede opportuna, quindi hanno trafitto la mano sinistra leggermente più in basso, quindi leggermente più verso il palmo della mano, e quindi, essendo la carne lì evidentemente più mobile, non c'era lo spessore delle ossa del polso a trattenere il chiodo, ha squarciato la mano sinistra in maniera un pochino più visibile, con la ferita che si allarga verso l'incavo del pollice della mano sinistra, particolari che poi conserva, come si vede, il corpo glorioso di Gesù, che è glorioso, ma ha conservato le ferite come attestato eterno, diciamo così, del suo amore verso di noi. Sono ferite gloriose, sfolgoranti, ma sono bellissime. Bellissima anche la visione di questo scettro che Gesù porta, no? E sappiamo che il pastorale, uno dei pastorali più belli del Papa, lo riusò, lo ritirò fuori Benedetto XVI, l'ho visto usare più di qualche volta anche a Papa Francesco, è la ferula, si chiama così, cioè quel pastorale a forma di croce, che non ha la forma tipica di tutti quanti i pastorali episcopali e anche papali, ma è semplicemente una croce, una alta croce, certamente a forma di pastorale, ma dorata, bellissima, che è proprio il pastorale del Papa. Bellissimo, no? Abbiamo visto che il pastorale, insomma, con cui compare Gesù è questa alta ferula, perché è questa, da cui drappeggia dal braccio orizzontale questo gonfalone con la scritta Gesù Cristo, quel segno della sua gloria. Abbiamo visto anche San Giuseppe, siamo nell'anno di San Giuseppe, la descrizione della gloria e della bellezza e soprattutto della straordinaria bontà di San Giuseppe e del titolo che Gesù stesso gli ha attribuito, ecco, il patrono di tutti i giusti, un titolo veramente bello. E poi abbiamo visto anche l'evangelista San Giovanni. Sapete che Maria Valtorta veniva chiamata da Gesù il mio piccolo Giovanni. San Giovanni potremmo chiamarlo il patrono dei vergini e delle vergini, della schiera liliale, ecco, dei gigli che seguono l'agnello dovunque vada, come lui stesso ha scritto nel libro dell'Apocalisse, ma anche dei grandi innamorati. San Giovanni è stato il grande innamorato di Gesù prima e di Maria poi, ha avuto l'onore immenso di poter accompagnare Maria fino al termine della sua vita terrena e di custodirla. Sapete che quindi certamente non è molto lontana la sua santità da quella di un San Giuseppe, altrimenti Gesù non gli avrebbe affidato la custodia della gemma preziosissima che è Maria fino al termine della sua vita terrena. Quindi abbiamo visto la contemplazione dell'angelo custode di Maria Santissima e poi questa, per quanto possibile, ecco, descrizione della Valle dei Beati, come viene chiamata, bellissimo, no? E con le schiere che popolano il cielo. Ecco, sappiamo che, come ha insegnato la tradizione cattolica, ci sono, ecco, tre categorie particolari di beati del cielo, diciamo, sono le categorie eminenti, che sono i martiri, che si riconoscono perché hanno le palme nelle mani, i vergini e le vergini, e questo ci ricorda l'eccellenza della virginità, che deve essere da tutti quanti noi amata, custodita
e portata come una bandiera in alto anche da chi è sposato, eh? Chi è sposato non deve avere affatto paura, se vive la castità coniugale santamente, di riconoscere la bellezza e anche l'eccellenza della verginità, senza nessun complesso, senza sentirsi per questo assolutamente né inferiore o meno amato. Ma l'amore verginale è quello che lega in rapporti, diciamo, veramente profondissimi e sponsali con il Signore, no? E se non tutti sono vergini nel corpo, sappiamo benissimo che l'anima di ogni cristiano deve essere vergine. Quindi si può avere il marito o la moglie nel matrimonio santo e benedetto da Dio, certamente, ed è cosa buona, ma la nostra anima deve essere anzitutto, l'abbiamo meditato ampiamente in questa veglia, rivolta al Signore e a Lui solo appartenere totalmente. E poi ci sono i confessori, tra cui rientrano i dottori e anche coloro che hanno speso la vita appunto confessando Gesù, cioè affaticandosi nell'azione apostolica per farlo conoscere a più persone possibili. Ecco, queste sono le categorie, diciamo, delle eccellenze celesti. Ecco, e ad esse chiaramente sono aggregate tutte quante le schiere dei beati che godono del paradiso. Mi sembrava molto bello concludere, cioè, la settimana in albis con tutta quanta la gioia pasquale, specialmente per chi ha vissuto santamente la Quaresima, quindi Quaresima si è esercitato nelle opere penitenziali. Ecco, in questa settimana è bene fare una sospensione di tutto e poi da lunedì si ricomincia esattamente in termini un pochino moderati per comunque tempo pasquale, perché questa settimana è l'immagine del paradiso. In paradiso non ci sono più lacrime, non ci sono più sofferenze, non ci sono più penitenze, non ci sono più distacchi, non c'è più niente di tutto ciò che caratterizza questa vita mortale, ma c'è la pienezza della beatitudine. L'abbiamo vissuta, ci manca ancora la giornata di domani, ecco. E sotto questo punto di vista, davvero una buona fine di ottava pasquale a tutti, e che possiamo sempre camminare e vivere nella luce del Signore risorto.